Io pensavo di fare uno sguardo in generale. Allora, l'appuntamento è stato chiamato l'America Latina brucia, magari è più giusto dire l'America Latina in rivolta, nel senso che comunque io proverei a fare un passo indietro di quasi una decina d'anni per andare a quella che era stata definita la decade progressista, cioè la spada di Bolivar che attraversava l'America Latina e uno dietro l'altro i governi passavano ad essere governi progressisti e non più governi di destra o marcatamente oligarchici o marcatamente legati agli Stati Uniti. E giusto per capire come eravamo, partiamo appunto dalla Bolivia con Evo Morales, Evo Morales il primo presidente indio. Nel 2008 viene modificata la Costituzione boliviana, viene definita la Bolivia lo Stato plurinazionale, vengono riconosciute tutte le lingue indigene, tutte le nazionalità delle popolazioni indigene come aventi lo stesso diritto all'interno del paese. È, che io sappia, l'unica costituzione al mondo che ha un capitolo dedicato ai diritti della madre terra, rendendola quindi soggetto di diritto. Viene istituito un meccanismo per cui le multinazionali straniere possono partecipare all'estrazione delle materie prime del paese solo se la maggioranza di eventuali società rimane in capo allo Stato e quindi una forma di tutela e di protezione delle risorse naturali. Ve lo dico perché è importante alla luce poi di quello che è successo più recentemente. Nella stessa epoca in Ecuador c'era Correa con la Revolución Ciudadana, anche sotto Correa viene modificata la Costituzione, viene istituita la quinta provincia e viene dato diritto di voto e diritti paritari a tutti i cittadini dell'Ecuador fuori dal paese, tenuto conto che l'Ecuador negli anni 90 è stato vittima di un tracollo finanziario tale per cui tu ti svegli, vai a letto la sera prima, la mattina dopo ti svegli e il tuo conto corrente è vuoto, i soldi che ci sono non hanno più valore. E quindi hanno avuto una fortissima emigrazione, sono quasi 5 milioni i cittadini dell'Ecuador fuori dal paese per ragioni economiche, quindi dare diritti anche ai cittadini fuori del paese è stato un enorme passo avanti. In Venezuela è arrivato Chavez e con tutto ciò che è stata la Repubblica Bolivariana del Venezuela, anche qui cambiando la Costituzione e rendendola più equa e più giusta. In Argentina c'era Kirchner a quell'epoca. In Uruguay Tabaré Vázquez con il Frente Amplio, a cui poi è seguito Pepe Mujica, forse più conosciuto anche a livello mediatico. In Brasile c'era Lula, in Salvador vinceva il Frente Farabundo Martí, prima con Funes e poi con Serén. In Nicaragua dal 2006 Ortega e in Honduras Manuel Zelaya. Allo stesso tempo, tutto questo meccanismo aveva creato un lavoro di costruzione di un'integrazione regionale che l'obiettivo era fortificare appunto il continente latinoamericano, renderlo un blocco più compatto rispetto sia all'Unione Europea che agli Stati Uniti. Perché se c'è consapevolezza sul fatto che gli Stati Uniti hanno sempre considerato il continente latinoamericano come il patio trasero, il cortile di casa, lo spazio in cui fare il bello e il cattivo tempo, con l'Unione Europea c'è sempre stata una relazione, un rapporto molto meno riconosciuto, molto meno incisivo, un po' per cultura, per lingua simile, un po' per vecchia cultura coloniale, l'Unione Europea continua a essere vissuta come meno cattiva, tra virgolette, degli Stati Uniti, mentre invece da un punto di vista di relazioni socio-economiche agisce in maniera drammatica tanto quanto gli Stati Uniti. Per cui c'era l'ALBA, l'Alternativa Bolivariana delle Americhe, il processo di integrazione commerciale messo in vita da Chavez, dove per esempio Cuba poteva avere petrolio in cambio dell'invio di brigate di medici cubani nei barrios più poveri delle città venezuelane, quindi c'era uno scambio di aiuti che non erano strutturati meramente sulla base del profitto. Sono nel 2005, è l'anno in cui ha fracassato, si è scontrato contro questi nuovi governi, l'ALCA, che era un progetto di trattato di libero commercio che andava dal Canada fino alla punta più estrema dell'Argentina, bocciato proprio grazie ai governi progressisti e a questa capacità di rafforzarsi gli uni con gli altri. Tentativi, per esempio, che oggi sono falliti con la firma di un accordo di libero commercio tra l'Unione Europea e il Mercosur, appunto, nella logica in cui l'Unione Europea entra in un altro modo e le multinazionali europee fanno danni,
pesantissimi grazie attraverso gli accordi di libero commercio. C'era il progetto dell'UNASUR, che era questo progetto di unificazione, di sicurezza, di accordo di sicurezza tra i paesi. C'era il progetto in itinere del Banco Sur, che era l'idea di avere una banca che fosse unicamente legata al continente, alla quale rivolgersi per avere prestiti di sviluppo invece di dover passare dal Fondo Monetario. Quindi c'era un lavoro di costruzione che andava molto al di là di quelli che poi sono stati anche dei miglioramenti nei singoli paesi, perché poi questi governi hanno portato, pur avendo le loro contraddizioni, poi come diceva Sol, magari entrando poi nello specifico di ogni paese uno può anche analizzare quelle che sono state le contraddizioni in essere, prime fra tutte, io sono un po' di parte, lo dico, in America, nel continente latinoamericano c'è stata una rivoluzione, quella cubana. Tutte le altre sono vittorie fatte attraverso un sistema democratico, in democrazie giovani, in democrazie con poteri oligarchici e ingerenze da parte di altre nazioni molto forti, e quindi prendere il governo non sempre equivale a prendere il potere, e quindi a un certo punto hai, anche nelle democrazie presunte mature, così diciamo, a volte entri in contraddizione o scegli quello che è il compromesso migliore in quel dato momento, in quel dato contesto. Quindi la capacità e la dura critica va anche fatta, però magari tenendo appunto in considerazione di che cosa stiamo parlando, qual è il contesto e da che contesto si viene. Erano anche gli anni, visto che in questi giorni è molto d'attualità, in cui in Cile c'era il governo della Bachelet, a seconda di come lo vogliamo pronunciare, che inizialmente sembrava collocarsi nell'ondata di questi governi progressisti. Nell'arco del tempo, un po' lei, perché ha rilasciato ultimamente come referente delle Nazioni Unite un report sul Venezuela che ha lasciato molto a desiderare, per essere cortesi, e un po' in Cile continua ad esserci il problema che è esploso, che è all'origine, a mio avviso, dell'esplosione di questi giorni, che avevano comunque la Costituzione, continuano ad avere la Costituzione nell'epoca della dittatura, continuavano ad avere un processo di concertazione per governare che appunto rendeva di fatto anche un po' impossibile andare a modificare alla radice le cose. È un po' come mettere il pareggio di bilancio in una costituzione e poi pensare di poter avere agibilità per poter fare altre cose, giusto per fare un paragone di come si incide da ambedue i continenti per fare in modo che anche gli spazi democratici siano sempre più ridotti e sia sempre più difficile poter di fatto agire o incidere realmente. Allora, questo era un po' il panorama dal 2006 fino al 2012, 2013, 2015, cioè questa fase di epoca di d'oro. Oggi vi faccio di nuovo rapidamente un excursus degli stessi paesi, di come sono messi, poi cerchiamo di capire cosa è successo. Allora, in Ecuador, Correa ha rinunciato, dopo, giusto come stabilisce la Costituzione dell'Ecuador, dopo il secondo mandato, e ha costruito un percorso con Lenin Moreno alla presidenza e Jorge Glass alla vicepresidenza. Il mio partito, per esempio, ha dato una mano, i cittadini dell'Ecuador, vi dicevo prima, Correa gli ha dato il voto all'estero, ha dato una mano alla Revolución Ciudadana, abbiamo prestato sedi, abbiamo fatto un lavoro collettivo, abbiamo aiutato affinché quell'esperienza, pur come vi dicevo, con anche le proprie contraddizioni, proseguisse, perché il cambio in Ecuador è stato veramente radicale rispetto a quello che c'era prima. Lenin Moreno è stato eletto, il giorno dopo, virtualmente, qualche tempo dopo, ha messo in galera Jorge Glass, che è tuttora in galera, sono quasi 2 anni che è in galera senza nessun processo, è una carcerazione preventiva che in Ecuador peraltro è contro la legge, nel senso che oltre un anno non potresti tenere qualcuno in galera senza avergli fatto un giusto processo, averlo condannato, continua a essere in galera, la madre sta girando per l'Europa anche per chiedere un aiuto da un punto di vista umano, perché non è neanche in una galera, fa brutto dirlo perché è un po' classista, però non è neanche in una galera confacente al suo rango, è in mezzo a delinquenti comuni, situazione in cui comunque anche la sua vita è costantemente a rischio.
Lenin Moreno, sempre il giorno dopo, ha eliminato l'edificio che era dell'UNASUR, che era stato donato all'UNASUR, ha rispalancato le porte agli Stati Uniti, invitando il delegato degli Stati Uniti, appendendo una bandiera degli Stati Uniti di dimensioni stratosferiche sul palazzo presidenziale, e sta eliminando sistematicamente ad una tutte quelle che sono state le misure più popolari che ha fatto Correa, fino ad arrivare per esempio all'eliminazione della prima colazione gratuita ai bambini a scuola, che era un modo per far andare i bambini a scuola, soprattutto le fasce più povere, perché quello era il pasto che facevano nell'arco della giornata. Quindi è proprio una guerra di classe, è una guerra a una classe. In ultimo, ha fondamentalmente consegnato Julian Assange agli Stati Uniti per avere in cambio un accesso a un prestito del Fondo Monetario, che alla fine è quello che ha generato il pacchettasso, cioè l'aumento del costo dei carburanti, tutti i vari aumenti che hanno generato le proteste di piazza che abbiamo più o meno visto, perché poi sono sparite dal panorama, come è giusto che il potere voglia, cioè arrivi a un picco mediatico e poi sparisci quando invece le cose si fanno più da analizzare, più da comprendere. In Bolivia, l'abbiamo detto prima, c'è stato un colpo di Stato in cui c'è ancora qualcuno, in particolare dentro il Parlamento europeo, che riesce a non definirlo tale, mentre la buona memoria ci dice che se il capo dell'esercito suggerisce in diretta televisiva a un presidente di rinunciare al mandato, forse qualcosina che non funziona, diciamo, c'è. Venezuela regge pur avendo sanzioni durissime, sono delle sanzioni economiche e finanziarie veramente durissime che continuano a subire, sotto attacco, l'avete visto anche voi, quotidiano e continuo. La differenza con la Bolivia è che in Venezuela l'esercito è fedele al governo, e quindi non riescono, perché alcuni meccanismi sono esattamente gli stessi, la creazione di un presunto conflitto sociale, la creazione di una confrontazione forte con violenza nel territorio, c'è tutta una costruzione tale per cui appunto poi il Parlamento europeo chiami al ristabilimento della democrazia, chiami a nuove elezioni per poi festeggiare la nuova democrazia. Ci tornerò dopo sull'Honduras. In Argentina, evviva, viva gli argentini, meno male, dopo una parentesi con Macri, si sono accorti che forse è il caso di tornare a un governo, no, di sinistra, con delle mobilitazioni di piazza anche qui fortissime. Ci tengo in particolare a quelle che sono state le mobilitazioni femministe, che in Argentina sono state straordinarie. L'Argentina è ancora uno dei tanti paesi latinoamericani in cui l'aborto è vietato, e la mobilitazione è più che vietato, è anche criminalizzato. E le mobilitazioni che hanno messo in piedi la Ola Verde, le femministe argentine, sono riuscite ad arrivare ad avere un voto dentro il congresso, che poi non è passato, ma è già tanto davvero che siano arrivate a portarlo in discussione al congresso. Una delle contraddizioni di Correa è stato quello di non accettare di spacchettare la parte dedicata all'aborto nella revisione di tutto il codice penale, perché non voleva che si potesse iniziare a discutere di quello che è la legge sull'aborto, così come Ortega ha regalato il corpo delle donne per vincere nel 2006, perché ha fatto un accordo con la Chiesa e ha ripenalizzato l'aborto per avere i voti necessari. Quindi le contraddizioni non è che non ci sono, diciamo. L'Uruguay, abbiamo perso per 30.000 voti, e guardate che strano, in Uruguay si va al ballottaggio, vince la destra per 30.000 voti, nessuno mette in dubbio che ci sia stato un problemino di conteggio, nulla. No? Perché tanto hanno ottenuto quello che volevano. Rimane il fatto che il Frente Ampio ha una forza parlamentare congressuale notevolissima, perché uno scarto di voti così basso, comunque, insomma, la partita te la giochi, hai perso il governo del paese, ma continui ad avere una potenza e una forza politica notevole. L'Honduras, ci torno dopo perché è l'origine della metodologia che stanno usando per far crollare questi governi progressisti. Brasile, abbiamo Bolsonaro, non è che vi devo dire chi è Bolsonaro, purtroppo. In Cile, appunto, dicevo prima, Bachelet comunque era collocata più a sinistra, è tornato Piñera, che si sta dimostrando esattamente l'erede di quel filo neoliberista di destra. La Colombia,
che non ho citato prima nel passaggio dei governi progressisti, perché non è dato, la Colombia meriterebbe una 2 giorni solo la Colombia per la situazione complessa che ha, però se possibile è peggiorata, nel senso che la Colombia è l'unico paese latinoamericano che è entrato nella NATO come partner, non con lo stesso status, no, degli altri paesi, però è molto indicativo, perché avere un paese all'interno dell'alleanza con tutti i vincoli che ne conseguono, no? Che confina con il Venezuela, che ha 7 basi statunitensi, che ha il paese con più investimenti teoricamente per combattere la droga, ma che ha praticamente 3 eserciti, cioè il fatto che questo paese sia entrato nella NATO è un segno del tipo di ingerenza che si sta facendo all'interno del continente. In tutto questo Cuba sta lì e resiste, tenendo conto che il bloccheo a partire da luglio di quest'anno è stato messo in applicazione il terzo capitolo della legge Helms-Burton e c'è una recrudescenza del bloccheo che sta rendendo nuovamente complicata la vita a Cuba, e legato a quello che invece sono le sanzioni al Venezuela impedisce al petrolio venezuelano di arrivare a Cuba, quindi ci sono problemi proprio anche di rifornimento di benzina. Allora la domanda è: come è stato possibile, come abbiamo fatto, come hanno fatto? Perché poi noi la responsabilità che abbiamo da un punto di vista europeo è aver guardato a tutto ciò che accadeva in America Latina con un po' di invidia e con l'occhietto lucido e romantico, il pugnetto alzato, e non aver costruito nessuna controparte che potesse creare delle alleanze veramente forti contro un modello neoliberista. Chavez è venuto a Milano nel 2005, abbiamo dovuto fare stile Papa, mettere le casse sul balcone della Camera del Lavoro perché c'era una tale quantità di gente che non ci stava nella sala, abbiamo occupato la strada. Tutta quella gente lì oggi è pronta a dire che Maduro è un dittatore, non tutta ma una buona parte, perché il lavoro che è stato fatto è esattamente quello di contrattacco. Contrattacco che le destre oligarchiche e gli Stati Uniti hanno messo in atto sostanzialmente con 4 metodi, sono 4 i pilastri su cui si basa. E questi 4 passaggi si fondano fondamentalmente sulla propaganda e sulla repressione, a seconda del punto in cui stiamo parlando. Allora, il punto primo è quello di mettere in atto i fenomeni che sono stati chiamati golpe blando, i colpi di Stato delicati, i colpi di Stato istituzionali, o a volte anche violenti, diciamo che all'inizio erano più costruiti in maniera tale, in una società mediatica come la nostra, di non avere immediatamente una opinione pubblica che magari con un po' di memoria ricordava i carri armati nelle strade e quindi che si sarebbe sollevata in altro modo. Quindi il pacchettino costruito è più istituzionale. E vado all'Honduras, perché l'Honduras è stato il primo. Nel 2009, nel pieno di questa epoca dorata, come la chiamo io, l'Honduras di Manuel Zelaya, che non era esattamente un sinistroide rivoluzionario, era più un liberale, che però nell'ondata di quello che stava accadendo nel continente ha fatto richiesta di entrare nell'ALBA, l'Alleanza Bolivariana delle Americhe, accordandosi con il Venezuela per avere petrolio in cambio di quello che l'Honduras avrebbe potuto fornire, che poi fondamentalmente il problema era anche energetico. Il 29 giugno del 2009 Manuel Zelaya è stato rimosso costituzionalmente, cioè c'è stato un cambio di maggioranza nel congresso, lui è stato preso di notte, caricato su un aereo e portato in Costa Rica. Poi ci sono stati i carri armati nelle strade, in Honduras c'è stato anche uno stadio pieno di oppositori, però qua non è arrivato, diciamo. Quello che è accaduto dopo, questo è accaduto a giugno, perché? Perché Zelaya aveva anche proposto, in occasione delle elezioni, di avere una quarta urna, che era una urna per consultare il popolo rispetto appunto alla Costituzione, al percorso che si stava facendo. Questa roba è stata inammissibile, quindi è stato costruito ad arte, questa rimozione si è avuto per 4 mesi un presidente ad interim di origini bergamasche, ve lo dico perché la Lega era uscita con, tanto quanto hanno eletto Bolsonaro, con striscioni entusiastici perché c'era un honduregno di origini italiane alla presidenza dell'Honduras, quindi rivendicando questo ruolo. A novembre dello stesso anno sono state chiamate le elezioni, in cui
per Costituzione honduregna, l'esercito che è garante del processo costituzionale, che era quello che aveva fatto il colpo di Stato, faceva da garante per le elezioni. Quindi questo è un po' il giochino. Elezioni che hanno visto un astensionismo elevatissimo, perché nel frattempo si era costituito il Fronte di Liberazione per l'Honduras, l'opposizione si era organizzata sia con le organizzazioni indigene fino ad arrivare ai sindacati, tutto ciò che possiamo definire di sinistra. Ha vinto ovviamente la destra, ovviamente, e altrettanto ovviamente il nostro paese, ai tempi c'era Angelino Alfano, è stato uno dei primi a congratularsi per il ripristino della democrazia nel paese, che è quello che accadrà esattamente quando torneranno a votare in Bolivia, ve lo dico, perché accadrà quello. Vincerà la destra, tutti festeggeranno il ripristino dell'ordine democratico nel paese, senza considerare chi lo ha fatto cadere l'ordine democratico nel paese. Dopo l'Honduras è stato il momento del Paraguay, di cui nessuno parla, ma anche il presidente del Paraguay è stato rimosso costituzionalmente, quindi sono inventati questa definizione, che è esattamente quello che è successo poi a Dilma, no? Aggiungendo l'altro capitolo che si utilizza, che è quello che serve soprattutto all'opinione pubblica, che è il sistema dei lawfare, è l'uso della giustizia, è il giustizialismo, è la creazione di un caso giuridico, di un'accusa, tendenzialmente di corruzione, perché la corruzione insieme alla violenza sessuale di cui era accusato Assange, accusa decaduta ma nessuno te lo dice, sono le due cose che, come dire, le due macchie sulla storia politica di un uomo politico peggiori, cioè corruzione e la violenza sessuale, no? Clinton, cioè, sono le due cose che fanno cadere definitivamente un personaggio politico. Quindi Dilma si è ritrovata con un pezzo di congresso che le ha voltato le spalle, si è alleato con l'opposizione, l'hanno accusata, si è sostituito Temer, dopo Temer siamo tornati al volo, abbiamo di nuovo costruito il caso su Lula. Lula non è stato liberato, Lula è fuori galera in attesa del nuovo processo, perché ci torna in galera Lula, non possono pensare di lasciarlo fuori dalla galera perché è troppo potente. Il PT, il Partito dei Lavoratori, ha appena fatto il congresso 10 giorni fa con Lula presente, potete immaginarvi quanto si sono ringalluzziti stando già nelle piazze costantemente, continuando a chiedere Lula libero, per cui Lula adesso ripartirà il processo, troveranno un altro modo. E Lula era in galera per l'acquisto di un appartamento di cui non ci sono prove fondamentalmente, tant'è vero che è stato liberato faticosamente perché si continuava a rimandare, e il primo giudice che lo ha accusato credo che sia diventato ministro della giustizia di Bolsonaro, quindi il cambio, no, per ciò che ha fatto. Questo lo ha passato appunto Dilma, Lula, vi dicevo prima Jorge Glass in galera da 2 anni, Correa che non può tornare in Ecuador perché stanno partendo anche su di lui, tutta una serie di accuse, di processi, di richieste di estradizione, Correa in questo momento in Belgio. Quindi questa cosa serve soprattutto quando tu poi magari discuti anche in ambiti di sinistra e ti dicono, beh, ma se Lula è in galera qualcosa avrà fatto. Quindi c'è, e le notizie che arrivano e la modalità con cui vengono raccontate le cose, che è il pezzo della propaganda che vi dicevo prima, se un telegiornale italiano inizia un qualunque servizio sul Venezuela definendo Maduro dittatore, ha già dato un giudizio, una collocazione che di fatto non corrisponde alla verità, perché il buon Guaidó si è autoproclamato presidente essendo presidente eletto del Senato in cui la destra ha la maggioranza. Allora, se è una dittatura, questo pezzettino me lo devi spiegare, cioè come fai tu ad avere un incarico come opposizione all'interno di una dittatura? Però già la notizia viene detta e raccontata in un modo per cui viene recepita e collocata in quell'ambito. Terzo punto che si utilizza, che viene utilizzato nel contrattacco della destra, è questa guerra a spettro completo, e quindi c'è la propaganda mediatica, l'uso delle sanzioni, il giustizialismo, le sanzioni diplomatiche, la violenza, perché poi la costruzione degli scontri e anche l'uso degli infiltrati, pagare gli squadristi, costruire il conflitto anche violento con cui poi giustifichi sul Venezuela, avrete visto, a parte Casini, ve lo dico, che oggi si è portato in Italia 2 della destra venezuelana salvati, questo dice l'articolo di Repubblica, salvati, no, dal governo dittatoriale, portati in Italia, ma nel nostro Parlamento sono stati portati
più di un oppositore a Nicolás Maduro a raccontare di come i bambini muoiono di fame senza che nessuno dicesse che le sanzioni europee impediscono alle navi di entrare o impediscono alle medicine di entrare, quindi no, sempre con questo modo di raccontare le cose. Ultimo, se mi dovete abbattere, abbattetemi. Ultimo punto, il grande ritorno delle ricette del Fondo Monetario Internazionale. Cioè tutto questo serve a riaprire le porte esattamente a quelli che erano stati cacciati. Il buon Correa, la prima cosa che ha fatto è stato buttare fuori il Fondo Monetario. La seconda cosa che ha fatto è stata buttare fuori gli Stati Uniti dalle basi militari. La Costituzione boliviana di cui vi parlavo prima dice che non è permessa nessuna installazione straniera di basi militari nel territorio boliviano. Cioè se voi mettete insieme tutti questi pezzettini poi capite perché bisognava fare un effetto domino e farli cadere uno a uno. E in particolare far cadere il Brasile serviva anche a far cadere diciamo, il socio economico più potente dell'integrazione. Per cui... tutto scuro, tutto nero, un disastro, ci siamo giocati il continente latinoamericano? No, e non lo dico io, lo dicono loro, nel senso che comunque c'è ogni anno uno spazio di discussione che è il Foro di Sao Paolo, che è uno spazio che è stato istituito nel 1991 dall'allora presidente del PT, Lula Ignacio da Silva, e da Fidel Castro, ed è uno spazio di discussione politica che loro hanno avuto l'intelligenza di costruire, noi meno, dopo la caduta del muro di Berlino, e quindi trovare uno spazio in cui le sinistre di tutto il continente potessero discutere, analizzare la fase nuova e capire come proseguire di fronte al crollo, no, di uno dei due poli, che è un po' il problema che abbiamo avuto noi, no? Tolto un polo è esistito ed esiste solo il neoliberismo, solo il libero mercato, solo quel modello socio-economico, l'altro ha fallito, cancelliamolo e non esiste nessun'altra alternativa. Abbiamo visto appunto le resistenze popolari, prima vi dicevo il movimento femminista, io sono sempre particolarmente colpita dalla capacità e dalla forza che hanno le donne latino e centroamericane, perché hanno, come dire, un pezzo in più da fare, no? Rispetto alle battaglie che dobbiamo fare anche noi di qua. Dicevamo, Lula è stato liberato per ora, ma comunque la campagna Lula Libre ha mobilitato, si è mantenuta molto, molto viva. La morte di Mariel Franco ha spostato molto i riflettori anche sulle contraddizioni e su ciò che sta accadendo in Brasile. Gli incendi, quando si dice no es fuego, es capitalismo, vuol dire che c'è una presa di coscienza anche di quello che sta accadendo in quel paese. Non ci dimentichiamo che invece ci siamo ripresi il Messico. Dal 2018 le elezioni di Andrés Manuel López Obrador, detto AMLO, hanno comunque, come dire, rivitalizzato i movimenti di sinistra latinoamericani, perché il Messico è un pezzo importante e confina con un nemico importante. In Ecuador le mobilitazioni di piazza che... sparite anche loro ovviamente dal panorama mediatico perché non servono più, perché l'altro giochino, come dicevo prima, della propaganda è che se in Ecuador scendono in piazza prima gli indigeni, poi tutta la parte, no, di gente che sta cominciando a subire questi effetti del ritorno del Fondo Monetario, gli accordi che sono stati fatti di rivedere il cosiddetto pacchettasso, queste leggi che sono state fatte, sono farlocchi, nel senso che non è vero che è stata eliminata la misura che ha scatenato la rivolta. È stato detto che ci si risiede al tavolo e la si riscrive, però dal nostro panorama spariti, mentre invece c'è questo meccanismo di, in questo senso sì, andare a fuoco, di accendersi l'uno con l'altro, è un meccanismo di presa di coscienza e di rivolte popolari rispetto ai governi. In Cile sono in piazza da 49 giorni, mi dicono i compagni e le compagne cilene all'estero che hanno costruito questa rete che si chiama Chile Despertò, rete internazionale con vari riferimenti, che ci sono alcuni cileni che da tutto il mondo vanno a dare il cambio, perché i compagni e le compagne non riescono più a stare in piazza e continuano a rimanere in piazza. Anche in questo caso viene detto che finalmente è stato accettato, Piñera ha accettato di convocare un'assemblea costituente, anche in questo caso
è abbastanza farlocca, tant'è vero che gli unici due che non hanno firmato questo accordo sono il Partito Comunista Cileno e il Partito Umanista. Gli altri, anche gli altri pezzi del Frente Ampio Cileno, hanno firmato pensando che sia, come dire, un primo passo per riottenere una discussione, riarticolare una discussione sulla Costituzione. Gli altri no, e gli altri continuano a rimanere in piazza. E ciò che sta accadendo in Cile è paradigmatico per ciò che è il Cile. Noi abbiamo una storia come Italia rispetto al Cile, come partiti di sinistra rispetto al Cile, ci siamo comportati molto meglio che con l'Argentina come paese. Con l'Argentina ne avremmo da scontare parecchie. E il fatto che sia permesso alla vice, come si chiama, la sottosegretaria agli esteri, la vice ministra, bravo, agli esteri e alla cooperazione, di stringere la mano al ministro degli esteri cileno, auspicando che appunto ritorni l'ordine alla democrazia, perché sono le parole d'ordine, insieme a una risoluzione al Parlamento europeo che ha presentato il GUE, il gruppo unitario della sinistra, e che è stata bocciata dal gruppo di maggioranza dei socialisti, che condannava l'agire di Piñera e quello che sta succedendo in Cile, fa capire quali sono i giochi, no? Il Cile è stato il laboratorio del neoliberismo per eccellenza. Se vi capita di andare in America Latina, il Cile è il posto in cui l'europeo spende esattamente quello che spende in Europa. Cioè, mentre in molti altri paesi noi continuiamo a essere un po' i Rockefeller, cioè in Bolivia il cambio era 1 a 7, sciambola, cioè proprio costa andarci ma poi lì ti senti straricco, in Cile costava esattamente lo stesso, ed è il paese con le disuguaglianze economiche maggiori, l'acqua privatizzata fino all'ultimo fiume, fino proprio, cioè l'ultima sorgente, cioè tutto il modello che vorrebbe essere del neoliberismo. E francamente, oltre a essere inorridita e scandalizzata dal saluto, quello che dovrebbe scandalizzarci di più è che la stessa ministra ha detto che con il Cile abbiamo un progetto di costruzione comune, in particolare sulle pensioni e sul lavoro, per cui se quello è il progetto cominciamo ad organizzarci anche noi per scendere in piazza, perché penso che sarà l'unico modo per reagire. In Bolivia la situazione è durissima e anche qui la risoluzione del Parlamento europeo pessima, pessima, che non considera e non analizza realmente la gravità degli omicidi, degli assassini, della violenza messa in atto da apparati dello Stato. Per capirci, l'Organizzazione degli Stati Americani oggi, dopo tutto quello che è successo in Ecuador con anche lì morti e feriti, è uscita con un report che dice che in Ecuador forse c'è stato un uso eccessivo della forza. Dopo. Quindi quello che sta accadendo in Cile dai colpi, voi avrete visto i ragazzi accecati perché i proiettili di gomma vengono sparati ad altezza del viso e quindi con l'intenzione, le donne che vengono violentate, cioè tutto quello che sta accadendo in Cile che ricorda appunto tempi durissimi, rispetto alla possibilità mediatica di avere informazioni in tempo reale, è vergognoso che non ci sia una condanna unanime a quello che sta accadendo. L'unica cosa che hanno fatto è stato spostare la COP25 da Santiago de Cile a Madrid, più che altro per ragioni di sicurezza, no? Non perché era impensabile legittimare quel governo con un'iniziativa internazionale. Come dicevo, Colombia, che ha una situazione estremamente complicata, Colombia hanno raggiunto gli accordi di pace nel 2016, a cui è seguito un referendum che ha stupito anche me, perché avevo l'illusione, in cui alla domanda "volete voi che gli accordi di pace vengano ratificati?" il paese ha detto no, che sembra una roba surreale, perché chi può dire di no alla pace? E in realtà poi, quando vai a vedere il meccanismo del voto, il voto del no è stato concentrato nelle grandi città e non nelle zone di guerra, e la campagna che è stata fatta, la propaganda di prima, era che in caso di vittoria del sì, con gli accordi di pace in Colombia sarebbe arrivato il castrochavismo, che è una fusione di ideologie meravigliose. In realtà in Colombia per la prima volta si è arrivati l'anno scorso a un ballottaggio tra un candidato di sinistra
Gustavo Petro, ex guerrigliero, no, con la coalizione Colombia Umana e il candidato di destra che ha vinto e che sta un po' nella scia di questi giovani quarantenni che dovrebbero rappresentare il nuovo, no, che non si riesce a collocarli bene, no, che vanno da Macron appunto a Ivan Duque, a il Salvador per esempio, che anche questo è un caso interessante. Il Salvador è andato al voto l'anno scorso. Si è presentato un candidato presumibilmente outsider. Salvador è un altro paese che ha un sistema maggioritario e bipolare come quello che vorrebbero che avessimo noi qua, in cui praticamente vinceva Arena la destra, poi ha vinto per 2 volte di fila il Frente Farabundo Martí la sinistra. Salvador è un paese piccolino così, è un paese che è dollarizzato, la moneta che si usa in Salvador è il dollaro statunitense. È il paese del Centro America in cui le medicine costano più care, cioè il posto in cui le medicine costano di più, e un paese in cui il fenomeno delle maras, delle bande violente, viene, come dire, foraggiato e sostenuto con soldi statunitensi. Quindi tu che vivi in Salvador, che vinca Arena o che abbia vinto il Frente, difficilmente vedi modificare le tue condizioni reali di vita, che è il vero problema, no? Quindi le persone che quello chiedono, che la loro vita migliori. Vanno al voto, si presenta tale Bukele, 38 anni, nuovo, giovane, che dice io non sono né l'uno né l'altro, ha fatto tutta una campagna elettorale senza dire qual era la sua proposta, ma dicendo io sono il nuovo, ha vinto al primo turno col 54%, secco, c'è neanche il ballottaggio. Anche lui il giorno dopo ha dichiarato che finalmente in Salvador si potranno ristabilire i tradizionali valori statunitensi. Punto. Fine dell'esperienza, cioè il Salvador torna ad essere messo sotto, completamente sotto quell'ala. Allora, la Colombia in tutto questo, nonostante gli accordi di pace disattesi, nonostante stiano uccidendo, come nelle loro migliori traduzioni, uno a uno i leader sociali o i candidati, o le persone che, i sindacalisti, le persone che si espongono, ha fatto un sciopero nazionale, un blocco nazionale il 26 novembre che è riuscitissimo, e anche in Colombia stanno tornando in piazza, anche perché, come vi dicevo, cioè ci si appoggia l'uno con l'altro, no? Ci si entusiasma, scendono in piazza in Cile, scendiamo in piazza anche noi. Peraltro in Cile lo avevano già fatto all'epoca della Camila Vallejo, che qua era stata molto osannata, molto considerata, che erano quando gli studenti sono scesi in piazza in Cile a causa dell'aumento delle tasse universitarie. Quindi la causa era stata una cosa, e anche adesso in Cile è stato l'aumento, no, del carburante, e poi si arriva a chiedere una nuova Costituzione, si arriva a chiedere che venga messo in discussione il modello imperante. Noi che ruolo abbiamo qua? Dicevo prima, l'Unione Europea pessimo, pessimo sulle risoluzioni che presenta, pessimo la risoluzione che ha presentato sulla Bolivia, l'Italia peggio, come si diceva prima, sulla Sereni, si lasciano fare i golpe, poi si chiama al ristabilimento dell'ordine, poi si complimenta il ritorno dell'ordine e si continuano a fare affari. In realtà, poi se andiamo a vedere, allora la Bolivia è il paese che ha come si dice? È il secondo paese produttore di litio, cioè ha la quantità, le riserve di litio, la seconda riserva di litio al mondo, guarda caso. Il Venezuela, che ve lo dico a fare, è pieno di petrolio, quindi poi di coltan, di oro, anche di altre cose. L'Honduras, come dicevo prima, e a me piace sempre ricordarlo perché sono particolarmente affezionata al caso di Berta Cáceres, l'Honduras ha tutto un meccanismo legato sia all'olio di palma, quindi i famosi agrocombustibili, sia legato all'estrattivismo. E ci tengo a dirlo perché l'Honduras è il paese in cui noi andiamo a fare l'isola dei famosi, giusto per ricordarci che mentre continuano ad essere perseguitati, uccisi, repressi, con un livello di anche lì, di attenzione dalla democrazia. 2018-17 si torna al voto in Honduras,
tutta l'opposizione si coalizza, costruisce il partito anticorruzione, l'hanno chiamato, con come candidato tale Nasrallah, che era un giornalista sportivo molto conosciuto, una figura già conosciuta di suo. Fanno un'ottima campagna, riescono anche a superare un po' di contrasti tra le coalizioni indigene e il Partito Libero, insomma, fanno un buon lavoro. Arrivano il giorno delle elezioni alle 10 di sera, già a scrutinio quasi all'80%, e si impalla il sistema. Che succede? Il sistema informatico si blocca. E Nasrallah era in vantaggio, ovviamente. Il sistema si blocca e il sistema si sblocca il giovedì dopo, cioè dalla domenica al giovedì. Ed è in vantaggio l'avversario. Cioè, questo meccanismo è in vantaggio l'avversario, vince Juan Orlando Hernández, l'attuale presidente, che si presenta alle televisioni per dire ho vinto, con di fianco l'ambasciatore degli Stati Uniti. Ma va bene, cioè, nel senso, appunto, il problema è quando non vincono loro che bisogna costruire tutti i meccanismi, nonostante le denunce, addirittura lì anche l'Organizzazione degli Stati Americani, che di solito non è proprio, come dire, vicina ai governi progressisti, ha detto che forse qualcosina non aveva funzionato, perché era talmente evidente il giochino che era stato fatto, che davvero anche se tutti i seggi che mancavano al conteggio avessero dato tutti i voti a Orlandez, non si sarebbe potuto ribaltare l'andamento che c'era all'80% dei seggi scrutinati. Eppure, come dicevo prima, noi abbiamo felicitato il ritorno della democrazia nel paese e il risultato delle elezioni. Sarà perché abbiamo la Staldi che costruisce, o la Impregilo, o la Colacè, non lo so. Però diciamo che abbiamo fatto questa felicitazione. Ve l'ho già detto che Casini si è portato i suoi due oppositori. Vediamo, diciamo che andrei a chiudere dicendovi. Allora, la cosa che a me preoccupa di più è questo meccanismo dell'uso della propaganda, del raccontare le cose come fanno comodo, di un pezzo di sinistra anche, che si presta coscientemente o meno coscientemente a questo uso della propaganda. Vi faccio un esempio perché era una discussione che facevamo prima. In Ecuador, il primo governo di Correa, il ministro dell'ambiente era Acosta. Acosta se n'è andato dal primo governo di Correa in contrasto con le scelte politiche di Correa, e formando un suo partito che ha una parte della CONAI, degli indigeni, che era contro Correa. Perché le contraddizioni di cui parlavo prima erano, per esempio, uno, Correa diceva che finché c'era un solo ecuadoregno che moriva di fame, l'ambiente sarebbe venuto dopo, che anche per me non è corretto, ma mettiamoci nei panni di un paese con quel livello di povertà. E non solo, Correa ha fatto anche dei tentativi illuminati, a mio avviso. C'era stato il progetto dello Yasuní. Lo Yasuní è una zona dell'Ecuador. È un parco naturale che ha una percentuale di biodiversità impressionante, adesso non mi ricordo, ma fate conto che in 1 km² ci sono più specie, più diversità di specie che nell'intero territorio degli Stati Uniti. Cioè un luogo di biodiversità, di natura, anche di tutte quelle robe che fanno tanto gola alle case farmaceutiche, eccetera. Ecco, lo Yasuní sta sopra uno dei più grandi giacimenti di petrolio tra l'Ecuador e il Perù. Quindi questa piccola contraddizione, che peraltro dalla parte peruviana è sfruttato. Allora, a un certo punto Correa aveva fatto un progetto che era Yo Soy Yasuní, ed era un progetto presentato a una ronda, la ronda di Davos, credo, a uno degli incontri, no, dei summit internazionali di tutti i potenti del pianeta, in cui lui diceva: riconosco che lo Yasuní, come parte dell'Amazzonia, è patrimonio dell'umanità, anche se è in territorio dell'Ecuador. Allora, siccome è patrimonio dell'umanità, io non estraggo il petrolio, non sfrutto quello che è il giacimento di petrolio che potrei fare perché è nel mio territorio, quindi faccio quello che voglio. La comunità internazionale mi compensa, quindi mi dà dei soldi per il fatto che io non sfrutto una parte dell'Amazzonia che è di tutti. Quei soldi io li metto in un fondo e con gli interessi di quel fondo faccio quello che farei con i soldi del petrolio, le strade, le scuole, le case, eccetera.
non ha visto una lira, un euro. Cioè questo progetto non ha minimamente ricevuto nessun appoggio da parte della comunità internazionale. Addirittura si era tentato di farlo diventare un progetto capillare in cui tu ti potevi comprare un pezzettino di Yasuni ed impedire che fosse sfruttato. Non c'è stato nessun appoggio da parte della comunità internazionale. Quando Correa ha deciso di sfruttare, credo il 2%, una parte minima dei giacimenti di petrolio, perché come faccio io a fare le scuole per i miei ecuadoregni, ovviamente l'attacco degli ambientalisti, l'attacco di tutta quella è stato feroce, che è comprensibile, ma va analizzato da ambedue le parti, no? In qualche modo. Quindi c'è un pezzo di latini. In alcuni casi mi viene anche da pensare perché tira un po' di più e c'è un po' più di attenzione se fai il latinoamericano di sinistra che attacca le sinistre, mettiamola così, cioè, ti vengono a intervistare un po' di più perché sei un po' meno ideologizzato e dimostri che allora c'è tutte le contraddizioni di cui sopra. Poi, dicevo appunto, l'America Latina non è nuova a queste grandi mobilitazioni. Noi in Europa abbiamo faticato a far comprendere la gravità di un accordo di libero commercio come il TTIP, il Trattato Transatlantico, e l'abbiamo fatto dicendo che ci mangiavamo i polli al cloro, perché altrimenti non saremmo riusciti ad arrivare a una consapevolezza che ha portato 50.000 persone in piazza a Roma, cioè niente rispetto alla quantità di popolazione. I movimenti latinoamericani sono molto più avanti di noi, probabilmente perché i danni degli accordi di libero commercio sono anche molto più evidenti, ma il continente non è nuovo alle mobilitazioni, cioè la popolazione del continente latinoamericano è mobilitata dai tempi dell'invasione coloniale, quindi c'è questa capacità di scendere, a difendere, a mettere in gioco la propria vita letteralmente per i diritti propri altrui a cui noi dovremmo guardare anche un po' ispirandoci. Appunto c'è una fase di propaganda, allora noi che cosa possiamo fare? Prima dicevo lo spazio del Foro di Sao Paolo che è stato costruito, allora noi dovremmo intanto organizzare iniziative come queste, magari anche con altre persone, così io non mi sento così unicamente concentrata, no scherzavo, però iniziative di dibattito, iniziative di approfondimento, cercare di superare quel pezzo di propaganda, di narrazione, di notizia a senso unico che viene data, incluso il pezzo delle fake news. Bolsonaro ha investito quasi 25 milioni di dollari per fare propaganda via WhatsApp e fare propaganda costruita sulle falsità raccontate sui propri oppositori, quindi mettendoli sempre in una posizione difensiva. Provare a fare un ragionamento, anche questo più tra le persone che magari ci sono più affini e che rimangono un po' più in dubbio rispetto a quello che accade, perché anche noi abbiamo un po' perso la capacità di studiare, di approfondire, di andare a vedere le fonti delle informazioni, confrontarle, eccetera, ed è provare a ragionare con loro non tanto su base ideologica, io sono fortemente ideologizzata, sono fortemente schierata, lo dico senza problemi, ma mi rendo conto che se voglio interloquire con qualcuno ho bisogno anche di usare degli strumenti che gli permettano di elaborare una propria posizione non basata sul fatto che io sono schierata, ma basata su l'uso di quel ragionamento che la propaganda ti spazza via, perché poi ti viene raccontata, detta la stessa cosa a più voci e in maniera universale, non tutti accedono a Telesuro, non tutti hanno voglia di pensare che magari Facebook non è proprio una fonte di notizie, come dire, precisa, ed è appunto informarsi e usare anche strumenti nostri. Io di solito faccio l'esempio, lo dicevo prima al compagno di Ezekal, il fatto che ci sia il fenomeno del caudillismo in America Latina, vero, c'è un fenomeno di leaderismo in cui non si riesce o non si vuole costruire un passaggio e una continuità. Allora, a parte che dove hanno provato a farlo, come in Ecuador, poi si sono svegliati il giorno dopo col traditore che si erano coltivati in casa, però vabbè, quello, come dire, uno poteva pensare che
quello che è stato l'Agire negli anni 70, il Plan Condor degli anni 70, oggi ha un nuovo volto, una nuova modalità, ma continua a muoversi allo stesso modo, no? Per cui a me è capitato di ritrovarmi con l'ex ministro degli esteri dell'Ecuador e dirgli: ma scusate, ma non ve ne siete accorti? Cioè, nel senso che Lenin Moreno era ministro di Correa, come avete fatto a non accorgervi che forse c'era qualcosina che non andava? E loro mi hanno raccontato che Lenin Moreno è su una sedia a rotelle, che spesso quando c'erano delle situazioni di discussione lui diceva che non stava bene, non si presentava, cioè ha costruito in 5 anni una credibilità che ha disvelato il giorno dopo le elezioni, appunto. Per cui per noi è difficile da immaginare, perché noi siamo convinti di essere in una democrazia matura, e uso il siamo convinti perché ne siamo convinti, ma non è così vero, secondo me, no? Noi abbiamo avuto i voli notturni in cui statunitensi in collaborazione con la polizia europea hanno fatto sparire un imam dall'Italia che non è mai più riapparso, ma nessuno pone il problema della democraticità di un'azione di questo genere nel territorio italiano, però va bene così, no? E quindi io di solito uso come esempio la Merkel, che sono 20 anni che è al governo e nessuno pone dei problemi sul fatto che siano 20 anni che è al governo, o più banalmente Formigoni, scusate, che noi ci siamo pippati per 20 anni perché si ricandidava, eccetera. Quindi anche lì bisognerebbe capire quanto è strumentale, pur riconoscendo la difficoltà del costruire una nuova classe politica, il rendersi conto che è un fenomeno, appunto, caudillismo viene da caudillo, no? Dal leader, che è un qualcosa che purtroppo abbiamo ereditato anche noi. Quante volte vi sentite dire che la sinistra in Italia non avanza perché non c'è il leader, possibilmente maschio, aggiungo io, perché poi c'è anche quel pezzo di problema. E quindi provare a fare dei paragoni in cui, che era l'attacco anche che avevano fatto a Chavez, cioè quando tu ti ricandidi, ti devono rivotare, poi ti possono votare contro, quindi provare a mettere anche i nostri esempi. Dopodiché, mi sposto un attimo, credo che la difficoltà di un sistema in crisi e quindi ancora più aggressivo, che è il sistema neoliberista in cui viviamo oggi, in realtà c'è il mondo in fiamme, perché in America Latina sta accadendo quello che sta accadendo, ma in Libano sono per strada, in Iraq sono per strada, in Afghanistan sono per strada, in Iran sono per strada, cioè c'è un malessere generale che porta le popolazioni più danneggiate a provare a reagire. Il problema è che oggi l'uso sia della propaganda, come dicevo prima, ma soprattutto della repressione, sta diventando sempre più forte. E metterei un'attenzione sul fatto che è lo stesso meccanismo che stanno applicando anche da noi. Laddove non c'è propaganda, c'è repressione, in un modo o nell'altro. I decreti sicurezza che hanno approvato l'anno scorso e che continuano ad essere in vigore, hanno tutta una parte che non riguarda le persone migranti, ma riguarda i lavoratori, i blocchi stradali, le manifestazioni, cioè tutto quello che è l'espressione di un conflitto, l'espressione di un dissenso, sempre perché noi siamo in una democrazia matura. Dopodiché chiudo, noi quello che possiamo fare, che non abbiamo fatto, come dicevo prima, negli anni in cui ci potevamo rafforzare a vicenda, è costruire un ponte. Il Foro di Sao Paolo, quello spazio di discussione di ambito latinoamericano, oggi ha come controparte in Europa la sinistra europea. La sinistra europea, che è un partito europeo che comprende, credo 37, non mi ricordo se ne sono entrati di nuovi, 37 partiti a livello di tutta Europa, che vanno dal blocco di scherda portoghese fino alla sinistra bulgara, passando per tutti i partiti nordici, l'alleanza rosso-verde danese, con posizioni anche non sempre lineari e non sempre uguali, ma che è la controparte oggi, l'unica controparte che il Foro di Sao Paolo ha in Europa, e non è una controparte fortissima, perché comunque la situazione della maggior parte dei partiti che compongono la sinistra europea nei loro stessi paesi non ha quella forza e quell'incidenza che dovrebbe avere. Qualcosina sta cambiando, nel senso che la SPD ha appena fatto un congresso che dice che si alleano con la Linke e con i Verdi in Germania,
quindi qualcosina forse rispetto alla crisi della socialdemocrazia sempre più liberista sta cambiando, non è sufficiente. Il continente latinoamericano avrebbe bisogno di una controparte molto più incidente, in particolare in quelle istituzioni che legittimano poi quella narrazione tossica sull'opinione pubblica, no? Per cui se la Mogherini dice che auspichiamo che torni la democrazia in Cile, basta, abbiamo risolto il problema, no? Cioè non c'è nessuna condanna, non fa niente se la gente sparisce, se la gente muore, perché tanto auspichiamo che torni. Questi chiameranno, come in Bolivia, chiameranno delle elezioni a cui non sarà permesso né a Morales né a Linera di partecipare. Possiamo dire oggi che vincerà la destra, lo possiamo dire, sono abbastanza sicura, e noi diremo che abbiamo ristabilito l'ordine democratico e vedremo poi la coda per firmare le concessioni per il litio e per tutte le altre cose. Ci sono degli aspetti secondo me che sono importanti nella situazione latinoamericana che secondo me tu non hai toccato. Okay. La prima questione è il ruolo della Cina. La Cina oggi è il primo partner commerciale dell'America Latina, quindi la dinamica internazionale incide sulla realtà, sulla situazione latinoamericana anche in questo quadro, no? E questo è stato molto utile in una fase in cui, mi riferisco ovviamente al periodo della cosiddetta ondata progressista, perché questi governi hanno trovato un partner alternativo, sia agli Stati Uniti sia all'Unione Europea, che stava crescendo. Quindi la possibilità per paesi tradizionalmente con un'economia primaria o soprattutto primaria, di trovare la possibilità di nuovi mercati e prezzi elevati delle commodities, no? Questo però secondo me è stato anche elemento paradiso, ma anche l'inferno per questi governi, nel senso che questi governi un po' per non so dire se per scarsa volontà, scarsa capacità. Forse bisognerebbe anche vedere la situazione diversa in ciascun paese, perché non tutti sono immediatamente uguali, non è la stessa cosa un paese come il Brasile, non è la stessa cosa sia per l'apparato industriale che ha, sia per le coalizioni politiche che hanno permesso sostenere o in qualche modo frenare in alcuni casi il ruolo del PT al governo, sia la dimensione la dimensione, il fatto che il Brasile sia l'ottava potenza industriale del mondo, no? Cioè questa cosa ha fatto sì che questi governi sostanzialmente non uscissero, io dico in parte per incapacità, in parte anche per mancanza di volontà, da rapporti di dipendenza dal mercato internazionale. Non è un caso che il Brasile, dopo 10 anni di governi, 12 anni di governi del PT, il peso del settore primario nelle esportazioni era aumentato, non era diminuito. Questo ha fatto sì che, questo ha accomunato questo modello che, nella vulgata si chiama estrattivista, ha accomunato sia i paesi rimasti nell'orbita neoliberale, quindi Perù, la Colombia, ma anche i partiti e anche i paesi che hanno avuto governi progressisti, con la differenza che mentre gli uni, i proventi di questa bonaccia dei prezzi delle materie prime sul piano internazionale andavano nella tasca dei soliti noti tutti, questi governi hanno
non redistribuito, distribuito dei soldi anche alle classi popolari. Non è un caso che nelle ultime elezioni è vero che ha vinto Bolsonaro in Brasile, ma il PT ha stravinto in tutto il nord-est. Cioè, se voi guardate la cartina geografica delle ultime elezioni, il nord è tutto rosso. Nord che tradizionalmente era invece di destra, cioè era stato il grande bacino elettorale dei Color de Mello, di questi due grandi notabili, no? Allora, questo per dire cosa? Credo che questo per dire che è indubbio che la destra e l'imperialismo fanno il loro mestiere. Però io credo che sia insufficiente dire semplicemente che quello che sta succedendo, e secondo me stanno succedendo cose abbastanza diverse nel paese. La mia lettura è che dal 2015 in poi l'America Latina non ha una tendenza. Non siamo tornati esattamente alla fase neoliberista pre-1998, soprattutto pre-2003, e il caso argentino lo dimostra, ma non siamo neanche nel decennio, quello che si chiama il decennio d'oro, no? Perché appunto questa... Allora, io credo che quello ci serva anche pensare, non soltanto che l'imperialismo è brutto e cattivo, che è brutto e cattivo, e la destra è brutta e cattiva, ma anche che certe dinamiche che anche le forze progressiste hanno avuto, per esempio quello che tu hai chiamato caudillismo, ma che vuol dire per esempio la difficoltà di creare corpi intermedi, la difficoltà di strutturare delle istituzioni che abbiano una che siano capaci di sopravvivere alla morte fisica o politica dei leader, è un problema. La costruzione di partiti, per esempio, no? Credo che sia un problema che la sinistra latinoamericana in generale ha abbastanza sottovalutato. In alcuni momenti io credo che ci siano state anche delle forzature autoritarie che non, e soprattutto in alcune fasi c'è stata una, questo modello estrattivista ha portato, il caso dell'Ecuador secondo me è abbastanza sintomatico, l'Ecuador è straordinariamente cambiato sotto Correa, ma l'impostazione di Correa è un'impostazione fondamentalmente tecnocratica, tant'è vero che non è che contro di lui si è schierata una parte della CONAIE, ma tutto il movimento indigeno, di leader, insomma, di una qualche consistenza, di organizzazione. La CONAIE era l'organizzazione ombrello che teneva dentro la Confenia e le altre federazioni regionali. Il che non vuol dire che non sia stata una cosa straordinariamente innovativa rispetto al passato e che non sia stato, non sia un disastro quello che è stato Lenin Moreno. Che anche lì è vero che il problema è Lenin Moreno, ma il problema è anche la gran parte del gruppo parlamentare di Alleanza Paese che è passato con Lenin Moreno. Certo. Il che, non è solo un problema individuale. No. Uno dice, cazzo, ci ha fregato questo qui, ma se fosse stato un problema singolo, si trovava il modo di ponerlo. D'accordo. Allora, io credo che sia importante fare questa riflessione, perché non è semplicemente contrapporre l'impegno ambientale, l'impegno sociale, cioè l'attenzione agli ultimi, che ovviamente a me, anche per il mio background, sta particolarmente a cuore rispetto al discorso ambientale. È che se noi non riusciamo a tenere assieme una democrazia più avanzata, delle politiche che redistribuiscano, nel caso del Brasile il problema è stato che non sono state fatte le riforme. Il governo Lula è stato il padre dei poveri e la madre dei ricchi, ma per certi aspetti il fenomeno avvenuto con la boliborghesia in Venezuela non è molto differente, no? Quindi credo che bisogna tenere insieme questi tre elementi che non sono spacchettabili, pena il fatto che perché i problemi di questi governi non nascono oggi, nascono 4-5 anni fa, quando questi progetti provocano il distanziamento di pezzi della propria base sociale, che non vuol dire essenzialmente partiti o pezzi di partiti, ma vuol dire soprattutto in alcuni paesi organizzazioni sociali. E queste operazioni a volte le ha fatte anche Evo, quando ha spaccato con AMAC o altre, cioè o SIDEB, queste cose qui, no? Cioè, quindi è vero che
c'è un attacco dell'imperialismo, è vero, altro dato nuovo, che noi siamo davanti ad una destra latinoamericana che per la prima volta dopo dagli anni Ottanta rivendica una continuità, una legittimità rispetto ai regimi militari. Quello che è avvenuto adesso in Uruguay, cosa che prima non succedeva, prima aveva una destra neoliberista, ma che aveva un po' più vergogna, ma non apertamente, sì, che riconosceva una continuità. Adesso c'è una rivendica, quindi è vero che diciamo, il fenomeno Trump, Salvini, Bolsonaro ha una sua coerenza, però io credo che dobbiamo anche guardare in casa nostra, perché se non guardiamo in casa nostra rischiamo di fare un discorso un po' autoconsolatorio che non ci fa capire come mai un pezzo della nostra gente, un pezzo spesso consistente, poi te la trovi dall'altra parte, o comunque non te la trovi, te la trovi che, penso per esempio anche a quello che è successo in Nicaragua, sotto questi aspetti, sotto questo aspetto, no? Non si può dire che contro Ortega c'è solo la destra, perché chi ha seguito un po' la storia del Nicaragua dice che c'è anche una fetta, poi può essere anche l'Italia, può essere minoritaria, perché il problema è che noi abbiamo in fondo oggi, concludo, per come la leggo io, una sinistra marrone, cioè molto estrattivista, cioè legata, che è quella dei governi, che ha in sé un forte legame popolare, cioè un forte consenso popolare, ma anche delle dinamiche caudilliste, autoritarie, eccetera. E un altro pezzo di sinistra minoritaria, spesso elitaria, cioè con scarsissimo o con scarso seguito popolare, ma che, come dire, cerca di tenere assieme anche diciamo almeno questi difetti, diciamo più autoritaria, più questo è la lettura che sto, che non è che do per come dire per Vangelo, però colgo nell'analisi che faccio della situazione latinoamericana anche questi elementi. Io credo che manchi un pezzettino, che è quello della responsabilità che si ha nel rimettere in discussione un sistema globale. Verissimo il ruolo della Cina, la guerra che si è instaurata non solo in America Latina, la guerra tra Stati Uniti e Cina si muove un po' in giro per il mondo, passando anche per l'Europa ovviamente. Però il problema vero è anche quello che, faccio un esempio per capirci, il fatto che Maduro stringa dei legami con Erdogan, a me fa un male che tu puoi averne idea, no? Rispetto a quello che è Erdogan e certo, quello che succede, eccetera. Ma se non esiste una controparte che dovremmo costruire noi, che permette anche ai singoli stati di uscire da un sistema, no? Per cui tu gli devi dar da mangiare alla gente, che cos'hai? C'ho solo il petrolio, e se nessuno mi aiuta a uscire da quel meccanismo, io sfrutto il petrolio, che non è consolatorio, io sono d'accordo con te, non è stato, i governi progressisti, la Kirchner è stata accusata di essere assistenzialista perché c'aveva il 25% della popolazione che era sussidiata, eppure ha perso lo stesso ed è arrivato poi Macri. Probabilmente rimettere in discussione un modello che, come dicevamo prima, è diventato l'unico. Cioè, noi viviamo nell'era di realizzazione del sogno della Thatcher, non esiste l'alternativa. Dentro quella roba lì, tu quello che fai è cercare di... Certo, cioè molto, io condivido molto di quello che tu hai detto, verissimo, cioè tutte le contraddizioni in essere, le difficoltà, non aver costruito un'industria interna, Correa ci ha provato a mettere in piedi un'economia interna, anche Morales parlava di invece di venderti il litio le batterie le faccio io e ti vendo le batterie, cioè la difficoltà, però anche questi ragionamenti stanno tutti all'interno di un sistema di mercato e di un sistema economico che invece è quello che bisognerebbe mettere in discussione, ma non lo può fare un governo o un paese, con in più tutte quelle difficoltà e tutti quei limiti. A volte io credo che l'aver perso anche dei pezzi di base o dei pezzi di consenso, penso anche a noi, sta un pochino anche nel fatto che questo tipo di modello si porta dietro un modello di individualismo e di urgenza, in cui mentre io ti parlo di una società futuribile, perché era quello comunque che facevano anche questi governi, no? Allora, ok, adesso uso il petrolio, miglioro il paese, poi costruisco il socialismo del XXI secolo, però oggi c'ho la gente che muore di fame e quindi gli do da mangiare. Non riesco poi a farlo perché comunque quella prospettiva lì poi diventa, mette a rischio l'altro modello, mentre invece io ho costruito una società di persone che la risposta la vuole oggi.
non importa chi me la dà. Questo spiega anche l'avanzata, secondo me, di un certo tipo di nuova destra e di un certo tipo di nuovo liberismo. Cioè l'operaio che mi vota Lega non è che mi vota Lega perché si è svegliato il giorno dopo razzista, mi vota Lega perché la Lega gli dice che lo manda in pensione. Capito? Quindi quella roba lì sposta anche la difficoltà di una roba un po' più globale in cui io ti voto, non fai quello che voglio io, mi sposto dall'altra parte. Credo che per quello all'inizio dicevo che noi abbiamo tantissima responsabilità, noi sinistri in Europa, perché invece di costruire un blocco che permetteva anche di intervenire sulle contraddizioni e sulle problematicità, abbiamo guardato, abbiamo alzato il pugnetto, abbiamo fatto i romantici e poi ci siamo persi dietro i nostri problemi senza riuscire a fare un blocco unico che rimettesse in discussione anche il modello estrattivista, anche la ripartizione, no, dei paesi produttori di materie prime, punto, e noi, perché fa comodo anche a noi. L'accordo che è stato firmato adesso con il Mercosur finalmente fa comodo anche a noi, no? A noi, non noi ovviamente, cioè, ma a noi, oligarchia europea, oligarchia locale. Quindi sì, probabilmente giustissimo anche tra di noi entrare nel merito delle contraddizioni, delle problematiche, ricordandoci però che o fai una discussione di metti in discussione tutto a livello globale, mi sembra, quando prima dicevo si muovono le cose, ma c'è una costruzione, mentre a sinistra tendiamo a dividerci, la destra tende, Munica lo diceva, no? Noi ci dividiamo sulle piccolezze, la destra si unisce sugli obiettivi, e questa continuità di cui parlavi tu io la vedo chiarissimamente. Noi abbiamo questa difficoltà di oggi la Cina va bene, oggi la Russia va bene perché mi fronteggia Erdogan, domani non va più bene perché non mi fronteggia l'altro, le sanzioni alla Russia le manteniamo, non le togliamo perché le chiederà, e non c'è nessuna analisi su cosa succede in Ucraina. Cioè è un po' la superficialità con cui viene gestita questa roba anche a sinistra, e quindi secondo me sì, è giusto quello che dicevi tu, entrare nelle contraddizioni sapendo però che li abbiamo anche lasciati un po' soli. Adesso questa magari è sempre autoassolutoria, ma io penso che sia un po' anche quello il problema.